Al Dipartimento di Scienze Politiche Internazionali negli ultimi anni ci siamo dedicati alla parte della cultura della mobilità, cioè dobbiamo far capire alle persone che il modello attuale di ipermobilità è problematico sia per la salute individuale, collettiva delle città, sia per il pianeta. Noi siamo entrati da qualche decennio in un modello di ipermobilità, ci muoviamo continuamente da un luogo all'altro. E quindi emettiamo sempre più gas serra e inquiniamo a livello locale con le cosiddette particelle sottili e altri inquinanti. Non era così qualche generazione fa, i nostri genitori, i nostri nonni si muovevano in maniera più sostenibile. Quindi oggi manca veramente un tema di cultura, cioè la tecnologia c'è per muoversi meglio, muoversi bene nel XXI secolo, dai motori elettrici all'idrogeno, alla guida autonoma, quindi sembra che si stia andando avanti a passi spediti. Manca invece l'educazione alla mobilità, cioè manca il modo per le persone, il recepire il modo di muoversi bene. Tra l'altro abbiamo anche delle cifre poco conosciute, abbiamo oggi 39,5 milioni di automobili in Italia, è la motorizzazione più alta del mondo dopo quella degli Stati Uniti e di qualche città-stato, quindi siamo veramente saturi di veicoli individuali. Ci sono delle soluzioni, diciamo, economiche e culturali che però si conoscono poco, dal car sharing al carpooling, naturalmente a un maggiore utilizzo del mezzo pubblico. Quindi se vogliamo continuare a muoverci di continuo, perché andiamo in vacanza da una parte, lavoriamo da un'altra, viviamo in un'altra ancora, facciamo sport in un'altra località ancora, dovremmo farlo inquinando meno. Inquinando meno e naturalmente anche riducendo il numero degli incidenti stradali, perché è una cosa devastante, continuano a morire oltre 3.000 persone all'anno di incidenti stradali. Se guardiamo gli ultimi 40 anni, più o meno un quinto degli italiani ha avuto un incidente, quindi è veramente una cosa brutta, terribile, dal punto di vista familiare, sociale, personale, psicologico e perfino economico, perché si vanno a intasare il pronto soccorso. Cosa si deve fare per muoversi meglio? Intanto la mobilità attiva, cioè andare a piedi dove si può, usare di più la bicicletta e utilizzare anche mezzi di trasporto pubblico facendo un mix tra i vari mezzi di trasporto. L'automobile, quando non si può utilizzare altro, naturalmente resta fondamentale. Dobbiamo però usarla con razionalità eppure renderla meno inquinante. Cosa ci vuole per arrivare a questo? Ci vuole una policy nazionale, forse anche europea, della mobilità, perché in questo momento si sta procedendo in ordine sparso. Quindi non ci sono direttive dell'Europa, non ci sono direttive del governo, gli amministratori locali a volte cercano di rendere più sostenibile la mobilità nelle loro città e sono lasciati soli ad affrontare le proteste. Quindi ci sono molte buone pratiche, però alcune delle quali sono nelle slide, però non c'è un governo complessivo della mobilità. A questo dobbiamo arrivare per realizzare la rivoluzione green di cui tutti parlano. Eppure, la situazione non è sempre stata così. C'è stato un periodo, in realtà neppure troppo lontano come potremmo credere, in cui gli italiani si muovevano, soprattutto per spostarsi nei loro spostamenti quotidiani, soprattutto a piedi e in bicicletta. E queste immagini raccontano appunto quella storia, che è una storia che inizia sullo scorcio dell'Ottocento, sul finire dell'Ottocento, verso gli anni 70, 80 dell'Ottocento, quando la bicicletta fa la sua comparsa sulle strade italiane. All'inizio è soprattutto un vezzo per i giovani dell'alta società, ma poi pian piano diviene per gli italiani lo strumento principale, sia a scopo ricreativo, che cosa significa? Nasce il Touring Club Ciclistico Italiano e inizia a organizzare, ad esempio, delle gite, mette a punto delle cartine per dire agli italiani quali sono i percorsi da poter percorrere in bicicletta, mette a disposizione tutta una serie di assistenze lungo le strade. E quindi, e siamo ormai all'inizio del Novecento, anche grazie all'attività del Touring Club Ciclistico Italiano, la bicicletta diviene un mezzo sempre più diffuso, non più a questo punto solamente a scopi ricreativi, ma anche a scopi utilitari.
Quindi gli italiani iniziano ad utilizzare la bicicletta per spostarsi, ad esempio, negli spostamenti quotidiani, per raggiungere il luogo di lavoro. Ma è soprattutto nel periodo tra le due guerre, quindi siamo negli anni 20, negli anni 30, che la bicicletta diviene per gli italiani il primo mezzo, il primo strumento di trasporto individuale di massa. Se si vedono le immagini di quegli anni, si vede che la strada inizia ad essere condivisa da più mezzi. Vediamo quindi persone a piedi, vediamo le prime automobili, vediamo il trasporto pubblico, ma vediamo soprattutto tante biciclette. La bicicletta quindi è il mezzo principale che percorre le strade di quegli anni, è il mezzo principale per spostarsi verso i luoghi di lavoro, ma anche per lavorare. Ci sono tutta una serie di mestieri che vengono svolti in bicicletta e attraverso la bicicletta. E sono questi anche gli anni in cui in Italia, ad esempio, si apre tutto un dibattito sulla costruzione di quelle che vengono chiamate le banchine ciclabili, ma che altro non sono che le nostre moderne piste ciclabili, di cui appunto tanto si parla. Se ne comincia a parlare appunto in Italia negli anni 20 e 30, ma come se ne parla? Se ne parla innanzitutto in ritardo rispetto ad altri paesi, ma soprattutto se ne parla nell'ottica di una gerarchizzazione della strada, cioè nell'idea che esistano utenti forti e utenti deboli. E quindi inizia ad emergere, anche nel momento in cui la bicicletta ancora domina le strade, un'idea che la bicicletta sia in realtà un mezzo debole, un mezzo che può dare fastidio alle automobili e deve quindi essere messo da parte con una propria corsia, con una propria banchina. Si arriva quindi all'immediato secondo dopoguerra, in cui gli italiani hanno voglia di liberarsi del loro passato di povertà, del loro passato di sacrificio, e la bicicletta viene in qualche modo associata a quell'idea di povertà e di sacrificio. Ecco perché, soprattutto per gli italiani, la transizione verso la motorizzazione inizia attraverso una motorizzazione innanzitutto a due ruote. Ad esempio, da questa immagine si vede che alle biciclette iniziano ad essere applicati i primi kit a motore. In questo caso si tratta di un motore Moschito, che in realtà precede quella svolta che poi ci sarà con l'uscita della Vespa nel 1946 e poi della Lambretta nel 1947, che introdurranno sulle strade i ciclomotori e che appunto rappresentano la transizione verso la motorizzazione di massa. Eppure, ancora almeno fino alla metà degli anni 50, le strade italiane, sia per scopi ricreativi che per scopi quotidiani, saranno percorse soprattutto dalla biciclette. È solamente con il miracolo economico e quindi con la comparsa sulle strade, ad esempio, della 600 della Fiat e poi della 500, con la nascita quindi della motorizzazione individuale di massa, che tutto questo modello basato sulla bicicletta scompare e che inizia appunto quel modello fortemente incentrato sull'automobile, che porta poi e che ha portato a tutti i problemi che ancora noi oggi viviamo, appunto, di ipermobilità e di iperpresenza delle automobili sulle strade. Negli ultimi anni il Dipartimento di Scienze Politiche, Sociali e Cognitive ha cominciato a dedicare una crescente attenzione anche al tema dello sport da un punto di vista di approccio di ricerca scientifica in chiave multidisciplinare. E in continuità con il lavoro anche avviato e presentato l'anno scorso, sempre alla Notte dei Ricercatori, sui luoghi della memoria dello sport cittadino, quest'anno abbiamo deciso di presentare un primo case study dedicato al ciclismo, dal titolo appunto Pedalare nella storia, il ciclismo a Siena tra identità e legacy. Perché concentrarsi sulla memoria dello sport? Perché lo sport, ovviamente, in maniera piuttosto sintetica, tra le varie accezioni che può avere in età contemporanea, riveste sicuramente un valore di carattere educativo e formativo, a cui ovviamente si associa anche una accezione di matrice più di spettacolarizzazione e di intrattenimento. Ecco, negli ultimi tempi ci siamo resi conto che la parte educativa e
formativa ha atteso a rimanere piuttosto sullo sfondo e quindi privilegiare l'ICT NUC, cioè adesso e ora, piuttosto che ha una visione di diacronica di più lungo periodo. E soprattutto per le generazioni più giovani ci siamo resi conto che manca una memoria storica anche legata alle singole discipline che in maniera individuale o collettiva i ragazzi vanno a praticare nel loro tempo libero. Ecco, quindi credo possa essere importante restituire una memoria su come lo sport si è formato nel territorio in cui vivono e di cui sono in qualche modo protagonisti, come futuri cittadini, come contributo, come piccolo tassello, come mattone per dare una consapevolezza al senso dello sport, al senso di identità con il territorio, ma soprattutto anche come senso di contributo per una maggiore educazione civica. Questo è il motivo che ci ha spinto a iniziare una serie di percorsi legati alle singole discipline sportive. Questo progetto, tra l'altro, rientra in un progetto di carattere regionale finanziato dalla Regione Toscana, proprio dedicato ai luoghi della memoria dello sport cittadino, che stiamo iniziando a condurre e che appunto vede nel ciclismo il proprio modello di sviluppo e di battesimo. Quindi lo sport da questo punto di vista riveste una valenza importante perché finisce per essere un caleidoscopio attraverso cui analizzare gli aspetti più significativi da un punto di vista sociale, culturale e anche indirettamente politico-economico della società di cui è in qualche modo specchio e in qualche modo punto di riferimento. E quindi costruire un percorso legato al ciclismo nel territorio senese è piuttosto importante come primo step per ricollegarsi a quella grande tradizione storiografica che ha analizzato appunto la storia del ciclismo in Italia come un momento per ricostruire la storia sociale del paese attraverso il secolo lungo e il secolo breve. Mi sono occupata di andare a ritracciare negli archivi, nei vari archivi fotografici, le immagini di ciclismo, sia ciclismo senese sia grande ciclismo in terra di Siena, come appunto il titolo della ricerca. Ho scoperto che c'era a Siena una lunga tradizione ciclistica, a partire appunto dalla Menzana che in origine era nata come dedita esclusivamente all'attività ginnastica, ma che poi nel corso del tempo è diventata una polisportiva e ha raccolto varie attività sportive e anche appunto il ciclismo. Allora ci sono appunto delle immagini che riguardano gli anni 20 e se possiamo appunto scorrere le immagini e ci sono anche una tradizione nell'associazionismo, in particolare nell'associazione della pubblica assistenza di Siena, ma anche nelle contrade. Non ho potuto rintracciare ancora delle immagini, ma per esempio nella contrada del Drago c'era una scuola sportiva Camporegio è la società della contrada del Drago, negli anni 50, nei primi anni 50. E poi siamo passati al grande ciclismo in terra di Siena, cioè i tanti arrivi come tappa del Giro d'Italia. Quindi abbiamo trovato, rintracciato delle foto d'epoca molto interessanti a mio parere, che partono appunto da fine degli anni 20 per arrivare addirittura fino all'86, quando sono appunto varie tappe che hanno avuto l'arrivo a Siena significative, in particolare a metà degli anni 50 molti arrivi di corsa erano nella pista dello stadio del Rastrello, che era una sede di varie attività sportive, non solo appunto il calcio. Poi ci sono stati anche dei legami molto importanti di grandi ciclisti come Bartali, che ha donato delle maglie
chiesa di Santa Petronilla, perché è noto che Bartali era molto, molto religioso, e quindi è una testimonianza importante. E abbiamo trovato anche un segno di un ciclista, di un campione attuale, Vincenzo Nibali, che vinceva da allievo nel 2000, da allievo appunto, una coppa Mazzola Valli. E poi naturalmente c'è il fenomeno importante che ha permesso di scoprire le cosiddette strade bianche, quindi il fenomeno dell'eroica, che è una cicloturistica, nasce come cicloturistica, e che ha avuto una grande diffusione e un grande successo di pubblico e di partecipanti, e da lì poi scaturita quella grande corsa che originariamente si è chiamata Monte Paschi Eroica, e che nel corso di qualche anno è passata all'organizzazione di RCS Sport per diventare una grande classica, la prima classica di primavera, e nel corso di pochi anni, di una decina di anni, si è affermata a tal punto da essere poi inserita nel circuito UCI del World Tour, quindi nel top delle corse del circuito dell'Unione Ciclistica Internazionale. E queste strade bianche, che si svolgono annualmente, è ormai un appuntamento annuale molto importante, dal 2015 partecipano anche le ragazze, quindi c'è una corsa la mattina delle ragazze, delle appartenenti al circuito anch'esso del World Tour femminile. Quindi l'impatto del ciclismo, da quello pionieristico a quello ormai altamente professionale e specialistico, su Siena è molto importante. E questo si collega anche al significato, insomma, dell'uso della bici, non soltanto per attività sportiva a alto livello, ma anche come pratica che ha degli aspetti molto positivi. E proprio per significare tutto questo, abbiamo avuto un contributo da parte dello giornalista e scrittore, che è veramente un poeta del ciclismo, che ha appunto ci ha inviato un suo contributo in cui spiega che cosa è per lui la bici. Marco Pastonesi.